ritrovati voi tutti ad una nuova puntata di Incontro con nel Salottino Culturale di Telebelluno. Oggi parliamo di teatro, parliamo di musica, in particolar modo andando a vedere da vicino che cosa ci propone Cortina Teatro 2022, questa rassegna, questa stagione estiva concertistica e teatrale ampezzana che si svolge quindi nel meraviglioso contesto della Regina delle Dolomiti. Abbiamo il piacere di avere con noi rappresentanti della direzione artistica. Io saluto e ringrazio fin da subito Edoardo Bottacina. Ben trovato Bottacina. Ben trovata a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Accompagnato da Michela Manaigo, anch'essa della direzione artistica. Ben trovata Manaigo. Grazie. Grazie per essere qui con noi. Edoardo, partiamo subito da lei. Quindi per ormai questo è un festival, una rassegna molto nota in tutta la provincia di Belluno e non solo, ma per coloro i quali magari non conoscessero, ecco, Cortina Teatro. Cominciamo da qui. Che cos'è dunque? Cortina Teatro è la stagione multidisciplinare culturale di eventi in quota in teatro proposta dall'amministrazione comunale e da quella che è la Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. Una stagione che si divide tra una programmazione estiva e una programmazione invernale che noi ormai portiamo avanti con tenacia da 4 anni, cercando di offrire a quello che è il nostro pubblico residenziale, pubblico turistico, una proposta quanto più variegata che sappia mettere in relazione quella che è la bellezza, la tipicità territoriale di Cortina d'Ampezzo e delle nostre Dolomiti con quello che è lo spettacolo dal vivo. Questo, direi in sintesi, è il focus su cui Cortina Teatro sta lavorando e sta lavorando proprio anche in questa stagione, portando lo spettacolo dal vivo fuori dal teatro e in dialogo con poi i grandi artisti nazionali ed internazionali che abbiamo e avremo ospiti. Quando è cominciata, quando si concluderà, quali sono anche gli elementi che caratterizzano? Perché abbiamo detto teatro, concerti, ma poi non solo, c'è anche alpinismo, c'è formazione, sono tanti elementi. È una stagione che nella sua tipicità inizia nella metà di luglio, con l'inizio della stagione turistica, e termina il grosso degli appuntamenti a fine agosto, per poi avere una coda in fuori stagione tra settembre e ottobre, proprio perché il focus di questa programmazione a livello proprio anche sociale e culturale, quello di offrire della cultura anche a chi vive a Cortina d'Ampezzo. Non è un servizio solamente turistico, ma è un servizio sociale e culturale per il nostro territorio, e quindi ed ecco che noi con ogni stagione cerchiamo di andare ben oltre quella che è la tradizionale stagione turistica, con una programmazione anche magari un po' più ricercata, che valorizzi quello che è anche che sono le realtà territoriali, le realtà culturali che poi si sviluppano nel bellunese, nel cadorino e nell'ampezzano. Quindi dicevamo, i partner di questo evento. È una stagione, proprio la tipicità di stagione multidisciplinare implica un importante lavoro che insieme a Michela facciamo di rete. Noi in questi 4 anni abbiamo coinvolto le principali realtà, dal Festival delle Dolomiti che ritorna quest'anno dopo 6 anni a Cortina d'Ampezzo, dalla banda, dalle scuole di musica, dal Festival Organistico del Cadore, perché noi non produciamo solamente cultura e spettacoli, ma ne ospitiamo anche. Proprio c'è una duplice finalità produttiva all'interno della stagione, tra rete, sinergia poi con i partner nazionali come il Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, Arteven e la Regione del Veneto e il Ministero, ma anche con la realtà dell'associazionismo territoriale. Proprio creiamo un contenitore che metta ordine, che metta in sinergia una programmazione unitaria. Quindi un circolo virtuoso per generare, certo, nuovo sviluppo nel territorio dolomitico. Passerei quindi la parola adesso a Michela Manaigo della direzione artistica, proprio per darci alcuni dettagli sul programma di questa edizione 2022. Sì, abbiamo iniziato la nostra stagione il 15 di luglio, doveva esserci la presenza di Deborah Villa, un'importante attrice dello spettacolo, che però la mattina stessa ci ha comunicato l'impossibilità di essere presente causa malattia, però grazie anche al supporto del Teatro Stabile del Veneto siamo riusciti a sostituirla, perdonatemi il termine, in modo eccellente, sì, con un altro grandissimo artista, Ennio Marchetto, che ci ha regalato una serata veramente emozionante, sottolineata proprio dai calorosi applausi del numeroso pubblico presente in sala.
Abbiamo proseguito poi con una passeggiata dedicata ai bambini il 2 agosto. Bambini, ma non solo bambini, in quanto ci siamo accorti di come questo progetto a cui noi teniamo tantissimo e dedichiamo tantissime energie, perché lega l'aspetto naturalistico di Cortina, della nostra meravigliosa Cortina, con anche un aspetto didattico. Infatti durante queste passeggiate c'è la presenza dei gruppi musicali, uno appunto è stato fatto il 2 di agosto e uno sarà fatto poi il 16 agosto. E durante questo percorso, in collaborazione con le guide alpine e con le regole del Parco Naturale di Cortina, i bambini faranno, diciamo, una passeggiata interattiva, sia partecipando durante il percorso con la guida che li accompagnerà, quindi soddisfando le loro curiosità, sia con i musicisti, in quanto ci siamo accorti di come i ragazzi siano proprio entusiasti di soddisfare le loro domande, proprio poter parlare con i musicisti. È stata fatta una fiaba, la fiaba di Pierino e il Lupo, e il 16 d'agosto ci sarà poi una fiaba di Hansel e Gretel con un altro gruppo musicale dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Ecco, quindi anche la musica come elemento per accompagnare la crescita comunque delle giovani generazioni. Sì, ma poi ci siamo accorti una cosa molto bella, che a questi percorsi, a queste passeggiate non partecipano solo bambini ma anche molti adulti, e quindi possiamo dire che la musica non ha un inizio e non ha una fine. Non questo ha età. Non ha età, e questa è una cosa che ci fa molto piacere e sulla quale ci teniamo proprio a investire fin dall'inizio, proprio fin da piccoli. Ecco, ecco, diceva infatti il target vostro di riferimento, Michela. Sì, beh, diciamo che anche per quanto riguarda un altro evento che faremo poi, adesso poi passo la parola anche a Edoardo, l'opera lirica che faremo poi il 12 di agosto, anche qui faremo un evento prima dell'opera dedicato ai bambini, proprio per far conoscere ai bambini il teatro, per far vedere come nasce un'opera, quelle piccole cose che forse alle scuole medie, diciamo, leggono sui libri, ma che dal vivo è un po' difficile, quindi faremo vedere loro gli strumenti. Potranno parlare anche con i musicisti che saranno lì a disposizione e faremo vedere proprio anche il retro del teatro. Quindi iniziamo dai bambini e poi avanti fino, non so, fino a che età arriveranno, sì, sui 80, 70, certo, 80 anni. Un evento comunque per tutti. Ecco, qui mi avete portato proprio anche il programma che rappresenta la brochure informativa, che rappresenta tutti i vari appuntamenti. Dove si possono trovare innanzitutto questi libricini? Li abbiamo lasciati un po' lungo tutto il Corso Italia, negli alberghi, all'InfoPoint, alla cooperativa. Si trovano un po' ovunque, li abbiamo... In modo che ognuno può, certo, trovare qual è magari il momento, lo spettacolo, l'occasione, certo, che più... Oppure sul sito Cortina Teatro, anche lì si può trovare tutto quanto. Ecco, Edoardo, cosa si può aggiungere in merito al programma ancora? In merito al programma possiamo aggiungere e sottolineare l'importanza di un paio di eventi. Il primo che abbiamo recentemente fatto, che è lo spettacolo di Circo Danza Alpinismo, questa commissione tra l'arte circense, tra la danza e l'alpinismo, quindi abbiamo messo insieme anche quella che è una delle tipicità del territorio ampezzano, cioè le scuole d'alpinismo e le guide, e le abbiamo declinate sotto una forma di spettacolo dal vivo grazie alla sinergia con l'associazione Gelsomina ai piedi dello Schuss, quindi anche su uno scenario veramente evocativo. Io farei sottolineerei poi il grande sforzo che facciamo con l'opera lirica. Cortina Teatro non ospita un'opera lirica, la produce. Abbiamo iniziato alla fine di luglio, il 31, le prime prove, e abbiamo il debutto il 12, quindi ci sono più di 15 giorni di lavoro per montare, per portare a Cortina oltre 70 tra artisti, macchinisti, elettricisti, ma poi cantanti, coristi, insomma c'è un grande fermento culturale dietro l'opera lirica, che per noi è l'appuntamento principe della rassegna, senza poi però andare a dimenticare quelle peculiarità di cui facevo cenno prima, quindi i concerti all'alba, al tramonto, questo poter ammirare le Dolomiti con il suono del violino. Ad esempio abbiamo Laura Marzadori il 4 di settembre, primo violinista concertista del Teatro alla Scala, che inaugura proprio, che chiude anzi la rassegna degli eventi in quota tra alba e tramonto, o il trio barocco con maestro Lucchetta. Queste, cerchiamo anche di declinare quelle forme che sono più ricercate di musica, quindi il genere cameristico, che magari fatto in una sala teatrale in una località come Cortina potrebbe avere delle difficoltà di affluenza. Noi le portiamo in un contesto per cui c'è un'esperienza, cioè è un concerto esperienza, la gente va per vedere il tramonto con la musica o l'alba con la musica, oltre che il singolo concerto da camera, è una cornice
naturale ma anche musicale. Certo, perfetto. Crea le emozioni uniche. È una stagione veramente che ne ha per tutti i gusti, parlavamo del target, noi stiamo insistendo molto sulle nuove generazioni, ma ovviamente cerchiamo di non tralasciare i gusti sia del villeggiante. A inizio agosto abbiamo avuto dal New Orleans direttamente uno dei più celebri organisti Hammond al mondo, pensate, è venuto proprio con l'organo Hammond originale degli anni 60-70, quindi è stata una bellissima esperienza, loro sono del New Orleans, quindi un concerto interamente anche dialogato in inglese, anche per dare una svolta internazionale ovviamente, perché la località non è una località di villeggiatura prettamente italiana, ma abbiamo un pubblico veramente da tutto il mondo. Certo, quindi insomma nomi di spicco del panorama nazionale e internazionale per offrire comunque al visitatore e al residente delle opportunità ulteriori comunque in quest'estate, questa torrida estate 2022. Certo. Senta, Botacin, non va sottovalutato anche l'elemento inerente all'ambito dell'alta formazione, anche da questo punto di vista offrite delle occasioni interessanti. Sì, qui con Michela che poi magari ci racconta anche i dettagli di come abbiamo pensato queste masterclass, ogni anno ci siamo presi l'impegno di curare l'alta formazione, nel senso che i ragazzi, parliamo entrambi da musicisti, Michela soprattutto, hanno necessità di approfondire lo studio, lo studio dello strumento non finisce mai col conservatorio, c'è bisogno di perfezionarsi e noi riteniamo che un paradiso naturale possa fornire degli elementi aggiuntivi per la possibilità di studio approfondito una settimana con un docente selezionato. Abbiamo avuto il maestro Stagni, primo coro della Scala, quest'anno avremo Elisabetta Tandura, docente di canto lirico, e poi il maestro Lucchetta, primo clarinetto dell'orchestra di Padova del Veneto, quindi sempre parti selezionate anche per strumenti ricercati o comunque dal corno al clarinetto, cercando poi di coinvolgerli nel territorio, ed è per questo poi che gli proponiamo anche dei concerti in veste particolare, anche questi, non il classico concerto in piazza, ma magari lascio parlare. Ecco Michela, esatto, cosa ci può aggiungere su questi due masterclass, abbiamo capito, dedicati al canto lirico e al clarinetto. Sì. Diciamo che come musicista posso dire che sicuramente è importante lo studio che viene fatto col proprio insegnante, si fa tutto il percorso in conservatorio e anche dopo, però poter studiare, mettersi alla prova, avere un rapporto anche con altri ragazzi di altre realtà, perché quando si studia in una scuola si è a contatto solo con i propri compagni, mentre ci siamo resi conto di come queste masterclass uniscono molto i ragazzi, perché non c'è solo l'aspetto del momento della lezione, del concerto, ma anche proprio l'aspetto anche conviviale, i ragazzi che si conoscono e poi portano avanti anche questo aspetto d'amicizia. E comunque sentire, diciamo, anche altre campane con altri insegnanti è una cosa che serve proprio alla crescita, ecco. Quindi poter fare questi master, spostarsi con dei grandi nomi, è una cosa veramente molto importante per i ragazzi, che noi come insegnante, io insegno pure, si consiglia sempre di fare ai ragazzi. Poter frequentare. Sì. E qui aggiungerei, se posso, anche qui c'è una sinergia che sta alla base. Cortina ha un'importante scuola di musica, l'Istituto di Azima, col quale fin dall'inizio noi abbiamo condiviso una progettualità di formazione, nel senso che loro hanno una formazione e noi gli portiamo poi il perfezionamento sulla fine di agosto, quindi abbiamo studenti ovviamente che vengono da tutta Italia, ma abbiamo anche gli studenti del territorio, perché non dimentichiamo, Cortina ha un corpo musicale che ha una storia ultra 150 anni, ultra secolare, e che viene alimentato continuamente dalle nuove generazioni. E la cosa bella di Cortina che ho notato, perché io vengo da Treviso, quindi sono, quando ho arrivato, è che c'è una grande cultura comunque di studio della musica, è comunque parte integrante del territorio, quindi i ragazzi poi magari oltre ad andare in banda anche c'è qualcuno come quel clarinetto quest'anno che ne approfitta per approfondire, certo, lo studio fare della strumento. Musica la propria professione. Esattamente. E anche il discorso, scusa se la interrompo, abbiamo avuto la collaborazione, la preziosa collaborazione, sì, dei ragazzi dell'Istituto d'Arte di Cortina, che per aiutarci a pubblicizzare anche l'evento dell'opera del 12 agosto hanno contribuito nella realizzazione di alcuni oggetti che verranno allestiti, aiuteranno ad allestire le vetrine durante tutto il periodo antecedente l'opera. E per questo noi li ringraziamo, perché sono già tre anni di, diciamo, un'integrazione sociale
sociale, territoriale, di scambio anche tra diversi livelli di istruzione. Questa è un'operazione ovviamente di visibilità della nostra rappresentazione, ma è un coinvolgimento attivo del territorio. Non è Cortina Teatro che arriva, fa l'opera lirica e se ne va, ma coinvolge un'intera comunità e la rende partecipe anche con le reti commerciali, dei negozi e quant'altro che parlano dell'Elisir d'Amore che ci aspetta fra qualche giorno. Ecco, direi meraviglioso, quindi insomma un'estate all'insegna delle grandi sorprese, delle grandi scoperte a Cortina d'Ampezzo. Quindi l'appuntamento per i nostri telespettatori è quello di partecipare ovviamente a Cortina, ai tanti appuntamenti di questo ricco calendario di Cortina Teatro. Poi naturalmente il tutto si può seguire anche attraverso i canali social che sappiamo al giorno d'oggi sono molto importanti, anche quelli, certo. Magari immortalare il momento del concerto all'alba sui propri canali social, anche quella è un'esperienza, sì, che oggigiorno tutti quanti insomma possono davvero poter sperimentare e vivere. Quindi grazie ai nostri ospiti, io ringrazio ancora Edoardo Bottacin e Michela Maneigo della direzione artistica di Cortina Teatro 2022. Buon lavoro a voi e a tutto il vostro staff. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.